Dottiani, il nostro è un canale di narrazione, di documenti, di testimonianze e dove possibile i testimoni sono i protagonisti dei fatti che si raccontano. Quelli che trasmettiamo non sono solo materiali miei, ma anche di amici appassionati di storia che condividono con noi i loro materiali e le loro inchieste. Questa è la volta di Giorgio Milani, proprietario della G Milani Commutatori, un'azienda che si trova in provincia di Novara, a cavallo d'Agogno. Nell'ottobre del 2011 Giorgio Milani incontra un ex dirigente dell'ENI in pensione, Raffaele Morini. Perché è importante Morini? Nel 1994 costringe la magistratura a riaprire il processo sulla morte di Enrico Mattei, dimostrando che la caduta dell'aereo dell'ENI a Bescapè, in provincia di Pavia, nell'ottobre del 62, fu dovuto a una bomba, a un attentato, e non a un incidente come si voleva far credere. Morini racconta dettagli su come è riuscito a far ristabilire la giustizia. Insieme a Mattei morì anche il suo pilota, Irnerio Bertuzzi, un eroe della Seconda Guerra Mondiale, era un pilota di aerosoluranti e poi aveva combattuto per la Repubblica Sociale di Mussolini tra il 43 e il 45. Tuttavia, Morini inizia il discorso parlando di un'altra morte misteriosa, quella di Francesco Magni, un partigiano, nome di battaglia Francio, che aveva operato nell'area del lago di Como, soprattutto nell'aprile-maggio del 1945, testimone di fatti scabrosi relativi all'oro di Dongo. Scompare la notte del 30 luglio 1947 mentre è alla guida della sua motocicletta nei pressi di Porlezza. Fu ritrovata la moto, ma del corpo non si è saputo più nulla. Sa che ci eravamo trovati, no? Come le dicevo, sì. Quando ci siamo visti con Mattei la prima volta. Sì. Mattei era insieme a Francio e a Nino, sì. Di Arcugnasca. Qui c'è la mia fotografia, che è anche sul suo. Io e lei Francio quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto nel 44. Sì. Ah, ma stia comodo, stia comodo. Nel 44. Nel 44 eravate qua a Pavia, eravate? No, a Piacenza. Ah, Piacenza. Ah, sì, è vero che lei mi ha detto che era a Parma. Sì, 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 sì. A Morfasso di Piacenza. Sì, ho capito. E Francio nel 44 aveva 23 anni. Eh sì, era giovane. 23 anni. Ho capito. Ma il fatto che si dicesse che forse era una spia. Non la era, mi creda. Guardi, io sono andato su poi quando ho fatto l'altro libro su Enrico Mattei. Sì. Infatti è più complesso il ragionamento che faccio io, ha capito, su Dongo, eccetera, e anche sulla scomparsa di, è uguale, sì. Sulla scomparsa, diciamo, di Francio, ma del resto qualche cosa cambio, perché ho sentito diverse campane, poi sono andato da Monsignor Castelli, ero stato quel prete, credo ci sarà ancora adesso, dovrebbe esserci ancora, era dove? Di Como. Non lo so. Monsignor Castelli Como, che lui era molto amico. Poi se lei va, lei a Invorio. A Invorio è molto conosciuto. Cosa, sul Lago d'Orta? Sul Lago d'Orta, si è molto conosciuto. Che poi è, e lui cos'è? Aspetti un attimo, e questo don che cos'è che era? Mi ripeta un attimo, per favore. Il don, il Monsignore, sì. Lui era in quel periodo. Era il cappellano delle carceri di San Donnino di Como. Ho capito, ed era di Invorio. Lui era di Invorio, sì. Sì, e cosa c'entra con Francio? Ebbè, lui l'ha conosciuto, lo conosceva. Ah, ho capito. Ho capito. Lì, perché poi
a Invorio, Francio aveva la fidanzata. Sì. E la fidanzata era... Era di Invorio, era la fidanzata? Esatto. Era la figlia dell'ingegner Cugnasca. Porca miseria, ma lei ne sa di cose allora. Ebbene, ho girato, guarda. Naturalmente, se quando uno fa un libro, o lo faccia bene o non lo faccia. Ho fatto il libro su Enrico Mattei. Beh, ne ha fatti tanti, perché ero amico, ne ha fatti parecchi di libri. Ne ha fatti anni, ho scritto diversi, una quindicina, non tanto, ma una quindicina. Ma sono stato meticoloso moltissimo. Guarda, sono andato in tribunale, mi sono fatto fare le fotocopie di tutte le sentenze, ha capito? Poi sono così cocciuto, ha capito, che visto come andavano a finire le cose, e praticamente non volevano riaprire l'indagine su Enrico Mattei, perché ci sono dentro, sono stati servizi segreti con qualcuno, eccetera. Allora, guardi, io ho fatto fare 3.000 manifesti con un appello alle istituzioni: chi ha ucciso Mattei? Un appello, ma sentito, forte. E allora c'ero io e un mio amico, che era un comandante partigiano molto bravo a Roma, e infatti gli ho detto: senti, faccio fare questi manifesti, falli fare, falli fare. Allora abbiamo trovato gli attacchini. Signora, mi creda, dopo 40 minuti, prima abbiamo fatto tappezzare anche piazza Montecitorio, via sì. Giolitti, di fronte ai gruppi parlamentari, ha capito, sì. Un manifesto toccava l'altro, l'hotel Adriano, ha capito, l'hotel Milano messe dentro, per... poi ha detto adesso vedrai che la spuntiamo, chiamiamo la stampa, chiamiamo siamo andati lì all'hotel Milano a telefonare a 3 o 4 giornali. Infatti sono venuti subito e noi li abbiamo subito. Non c'era più un manifesto. Dopo mezz'ora li hanno tolti. Tutti li hanno tolti? Tutti, non ne hanno trovati uno. E io non avevo la coppia da fargli vedere. E loro dicono, ma qui che... Praticamente non volevano, guarda che anche questa volta abbiamo tribulato. Poi con quel frammento che avevo io, che avevo avuto dall'amico, no? Che mi ha raccontato di quel pezzo di aeroplano, sì. Esatto. Che c'era il numero di serie su un pezzo di aeroplano. C'era il numero di serie dell'apparecchio, il numero di matricola, sì. Si figura, proprio una combinazione. Un caso aver trovato... E tutto torcigliato, qui si vede, infatti ha fatto, diciamo, le perizie balistiche, hanno visto che c'era il tritolo, sì. Che sì. Se non c'ero io, sarebbe... Dicendo che si era schiantato in terra con la nebbia, ha capito? L'Italia non è sempre stata così. Guardi, Mussolini aveva sicuramente, diciamo, le sue idee e io non le approvo, ha capito, per gli ultimi tempi in modo particolare, contro i fascisti non ho niente, fatti qui a Sannazzaro, ma anche a Parma. Ne ho aiutati tanti dopo la guerra, ma anche, guarda, 10 anni fa, quando uno aveva bisogno di lavoro, doveva venire a bussare la porta da me e diceva, guardi, io le dico, ho preso la strada sbagliata, cioè, peggio per lei, un'altra volta la prenda giusta, una risatina, e poi invece sento, ho 2 figli. Io ero un repubblichino, però di male non ne ho fatto. Lì lo sa bene, se non si andava che ti pescavano, ti portavano via, ti portavano in Germania. Sì. Per stare a casa era l'unica cosa, dire... Per essere lì, con loro e chiudo. Con loro, sì. non faccio del male, io non vado, quando se c'è da fare qualche rastrellamento, qualche puntata, mi do malato, però non ci vado. Io di male non ne ho fatto. Ho 2 figli che non riesco a metterli a posto. Sì, in che senso? Aveva 2 figli che non riuscì a metterli a posto, questo individuo, ecco, che aveva sì. Contatto. E invece l'ha fatto poi? Sì, certo, gli ho detto, senta, va bene, venga dentro, far venire dentro, ho preso il nome e cognome, sì. La generalità, ho detto, senta, così mi dà tempo, 15 giorni, 15, davvero? Dove lo metto? Lo mettiamo all'AGI, ha capito? Io ho fatto presto. Allora
non c'era più Mattei, non avevo più tanti amici, Alleni, però ero molto amico di Scalfaro, sì. Ci diamo del tu. Sì. Allora gli ho telefonato il giorno dopo, lui mi ha detto, sì sì, mandavo giù la cosa che ci penso io. Mm. Ho fatto un intervento presso il presidente dell'Eni, che allora era quel Reviglio, il professor Reviglio. Reviglio, sì. L'ho sì. fatto assumere subito. Ho capito. Ma tanti, diversi. Quando ho fatto quel libro come la collega, mi creda, mi avranno telefonato, ma tanti, tanti repubblichini anche del mio paese, ah, di sì? Salso Maggiore. Sì, a volte dicevo, ma cos'è, forse questo qui reclama. Dice, di senti, ho visto il tuo libro. Ah sì, ah, bravo, mi fa piacere. E mi voglio complimentare perché sei stato preciso. Guarda, non fai un nome sbagliato. Ti ringrazio, guarda, non c'è da ringraziare, l'hai comprato, no? Cioè, no, no, guarda, beh, sì. Perché sei stato preciso, hai dato a Cesare quel che è di Cesare. C'era Gambolò, non so, avrà sentito, era un ufficiale repubblichino, era qui a Pavia. Mi pare di sì, qualcosa l'ho sentito. Era su di lì anche lì, infatti l'avevano fatto prigioniero a Como, poi... Ah, sì, è vero, sul lago di Como, sì, ecco, sì. L'hanno fatto prigioniero. E sua madre era giovane allora, era ufficiale, era sottotenente, ha capito? Sì. Aveva 23-24 anni, era giovanetto anche lui. Sua madre è andata su, gli ha detto, ridatemi il figlio, non ha fatto del male. E loro gliel'hanno ridato indietro e gli dicevo, qui a Pavia, di senti, come sei stato trattato? Dice, beh, io sono stato 4-5 giorni prigioniero dei partigiani, ho mangiato poco, ma loro mangiavano ancora meno, e cioè, come hai fatto a venire a casa? Allora. E mi raccontò appunto la faccenda della madre, dice mia madre è venuta dentro, gli hanno detto, sì, va là, va la signora, la vado a prendere e gli dica di non tornare più indietro. Adesso poi non c'erano più come vuole. E adesso che sta parlando di quello, quando lei ha fatto quel libro... Quel famoso diario che avevamo cercato che non abbiamo trovato. Sì. E lei quel diario lì gliel'ha dato Frangio, gliel'ha dato? Quel diario lì, quell'autobiografia gliel'aveva data Frangio? Frangio. Ah, ho capito. Ma Frangio poi che fine è che ha fatto? Ma perché io so che c'è una lapide, però dicono che non era morto. Guardi, adesso gli dico subito. Che era andato in Australia, era andato. No. Lui era andato a fa scuola perché... La gente pensa a lettere, lui era laureato in giurisprudenza. Ah, in legge, sì. In legge, però faceva scuola, sì. Ha capito, vicino alla Svizzera, col menaggio, come si chiama? Sì, sì, è vicino alla Svizzera, il menaggio. Vicino alla Svizzera. O Porlezza anche, forse. No, in quel menaggio. Era il menaggio. Sì. E veniva giù con la motocicletta. Sì. L'hanno fermato con la motocicletta. Hanno trovato la motocicletta scaraventata, ma lui non l'hanno più trovato. E quello che avrebbe dovuto essere suo suocero, che poi non è diventato perché lui l'ha fatto fuori nel 46, dice nel 47, lo sa, no? Ma perché, ma perché qualcuno dice lì che c'è la tomba a Porlezza, qualcuno dice che lì sotto la tomba non c'è lui? Qualcuno dice che quella lapide lì gliel'ha fatta la fidanzata come ricordo, però lui che sia scappato all'estero. No, non l'hanno mai più trovato. Appunto. Non l'hanno più trovato. A me... È andato l'hanno buttato nel lago. Dice che l'hanno buttato nel lago. Dice che anche degli altri sono stati dispersi. Perché sì. Lui, ha capito, non l'hanno ammazzato subito. Invece Neri l'hanno fatto fuori secco nel giugno, luglio. Sì, a giugno, ai primi di giugno, sì, no, qui 10 o 15 giugno sì, Neri. Sì. Sì. Appena finita la guerra l'hanno sì. fatto fuori lui la Gianna. Ma il Francio sì. Perché il Francio? Francio perché lui... Dicevano che era una spia. No, ma una spia non ha capito dei partigiani. Era una spia, praticamente ha visto due o tre della federazione comunista andare dentro con le armi a prendere, ha capito, quelle specie di tesoro, ah. una parte di tesoro, perché
Pavolini aveva in mano una damigiana, le sa che era quell'uomo lì, l'ha buttata nel lago, eh? Erano cinque damigiane. Sì, le ha diverse buttate nel lago. Vedi che è ritornata fuori la damigiana? Quelle che aveva trovato, diciamo loro che aveva trovato il capitano Neri. Sì. Anzi, le avevano trovate insieme, ha capito. E allora Pedro aveva incaricato Neri, perché era uno molto preciso. Molto serio, Neri. Molto era. Serio. E la sua fidanzata. Di fare l'inventario e tutto. Esatto, faceva la dattilografa, anche lavorava in ufficio, gli dei partigiani. E allora gli ha detto, senti, allora fai l'inventario, poi chiamo un altro, fate l'inventario, cosa c'è, e poi la portate alla banca con una lettera a disposizione dello Stato. Finita la guerra, hai capito? Allora i carabinieri non c'erano mica, non c'erano polizia, non c'era niente. Sì, lo so. Sono venuti in ottobre, novembre, perché prima non c'erano mica. E loro li hanno portato in buona fede, ma più pensano che li ammazzassero poi. E l'ha portato lì alla banca. E dopo una decina di giorni, ha capito, si è trovato lì per combinazione. C'era Francio con due o tre ragazze, due o tre donne che parlavano. E loro ha visto Dante Gorriere di Parma. Non so sì, l'ho sentito, sì. E il capo del Partito Comunista, segretario del Partito Comunista. Il segretario del Partito Comunista di Como. Sì. Ecco. E poi c'era il vice, che io non lo ricordo mica. Non lo so. Ecco, allora lui, Francio, visto far fuori uno, visto far fuori due, ha capito, lui lo sapeva chi erano presso poco, visto che era andato a rubare l'oro alla banca, lui ha fatto un dato dei carabinieri e gliel'ha detto, perché questo qui gliel'ha detto nel 47, a fine 47, il 46, sì, 47, 47, sì. Ha detto Mussolini ci aveva, perché ci aveva, poi dice se, praticamente se questo bottino dove è andato a finire, no? Ma io lo so, è andato, i partigiani l'avevano portato alla banca. E l'è andato a prendere Dante Gorreri, il federale, che era il federale del Partito Comunista. Sì, tutti i comunisti l'hanno preso. Il vice federale, ha capito, l'hanno portato via e poi c'era un altro per la schiena, non l'ho conosciuto. Allora, nel 47, li hanno presi e li hanno messi in galera tutte e due. Sì. E gli hanno fatto il processo a Padova. Ah. Gli hanno fatto a Dante Gorreri, ha capito, e al vice federale, sì, di Como. Non c'è altro che i comunisti, ha capito, dopo sei mesi c'erano le elezioni, li hanno candidati e sono stati eletti. C'era l'immunità parlamentare, ha fatto soltanto sei mesi di galera. Ho capito. E il povero Colli, Francio, l'ha fatto secco. Infatti Nino me lo diceva, perché era il fidanzato di sua figlia. Diceva Nino chi era? Cugnasca, l'ingegner. Ah, Cugnasca, l'ingegner Cugnasca, esatto. Sì. Quello di Invorio. Invorio, sì. Sì. Lui lo diceva, dice, quello lì hanno fatto fare, perché lui dice, ma io gli dicevo, non dire niente. Ci sarà ancora sto ingegner Cugnasca? No, è morto 6 o 7 anni fa. Ah, sì. Bene. Era un po' un anziano, ho capito. Lui sapeva tutto perché il comandante della brigata Fratelli Rosselli era proprio Francio. Ho capito. E Nino, l'ingegner Cugnasca, che sarebbe poi diventato suocero di lui, era il commissario. Ho capito. Poi diciamo c'era il monsignore, non il monsignor Castelli, che ha sempre contatto, che detto, sì. Ha capito, che gli aiutava. Lì c'è una cosa, aspetta, la casa di Pio X, un poco distante, e poi sa, l'ingegner Cugnasca era molto pratico.